Devo truccarmi. Ciao ragazze, ciao ragazzi, buongiorno. Oggi è il 6 gennaio, quindi tanti auguri a noi tutte donne, soprattutto a me. Christian questa settimana ha fatto la notte, quindi sta ancora dormendo, ma io sto in una stanza talmente lontano. Questa stanza qua voi non l'avete mai vista, non c'è nemmeno nell'home tour, perché come potete notare è una sorta di magazzino. Non so se si intravede una cosa tipo un sacco dell'immondizia sospeso per aria, ma non è un sacco dell'immondizia, è semplicemente il ventilatore con un sacco dell'immondizia sopra per non far prendere polvere. Ora, oggi ho una marea di persone a pranzo, quindi vi farò vedere tutto il menù. Nel frattempo però devo darmi una restaurata e se vi fa piacere lo faccio insieme a voi, così mi pesa di meno perché stamattina non mi va per niente. Infatti che non ci sto con la testa, ho finito la crema idratante. O perlomeno, no, ce l'ho di là, ma non la vado a prendere sicuramente. Utilizzo il Kat Von D e mi piace tantissimo. Lock It, mi piace tantissimo. Zocco coprente pieno di schifezze, eh. Non è come si dice? Ce la puoi fare di prima mattina. Sono precisamente le 8:20, ma io dormo ancora. Perché dovete sapere che quando Cristian fa la notte, Shanti non dorme mai, piange, 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 come un bambino piccolo. E io soffro, soffro, soffro. Dicevo che questo qua mi piace tantissimo perché è un sacco coprente. E dato che io ho mille problemi, mille problemi di ormoni e cose varie, quindi ho parecchie macchie, brufoli continuamente, un casino. Questo è una manna, anche se è pieno di schifezze, però. Pazienza, un giorno che non dovrò coprire più nulla, forse prenderò. E poi tra l'altro costa pure parecchio perché mi pare che costa 35 euro. Devo dire che dura tanto perché l'ho comprato per il mio matrimonio. Cercavo un fondotinta super coprente per quel giorno, tra l'altro ero stressatissima, quindi avevo la faccia martoriata. E mi piace tanto. Ora non so se dalla camera riuscite a vedere il risultato, però mi piace tantissimo. Io spero di inquadrare bene perché vi ho appoggiato lì e basta. Non ho nemmeno controllato se sta sul serio riprendendo. Fantastico. Spero di sì. Se vedete questo pezzo significa che ho schiacciato rec. Ora forse è meglio se controllo se sto registrando. Avevo schiacciato rec. L'unica cosa che mi fa incazzare da morire è la chiusura, che è uno schifo perché vi si impappa tutta. Vabbè. Cipria. Di solito utilizzo quella di Make Up For Ever in polvere, ma siccome non mi andava stavolta di arrivare, perché devo arrivare da Sephora. No, io spero che voi vediate, cioè, ok? Non è tanto la mano, il problema è che mi ero già vestita. Che di pupa, dicevo. E troppa, troppa. E quindi utilizzo questa un po' per tutti i giorni. Non è male, eh? È questa qui di pupa. Cosa vedete? Oh, chissà cosa vedete così vicino se non metto a fuoco io da sola, perché non ho la messa a fuoco manuale. È questa qui. Andiamo con un filo di marrone, un filo di mascara. Il trucco si può definire concluso, ragazze, perché non ho assolutamente voglia di fare nient'altro. Almeno l'eyeliner, dai. Che poi ogni volta dico no, mi trucco poco, mi trucco poco. Finisce sempre così. Vabbè, ci vediamo dopo quando ho finito, dai. Il rossetto, e metto questo di NARS, che è un matitone, che è lo stesso che portavo il giorno del mio matrimonio.
Adoro, è stupendo. E anche questo l'ho preso da Sephora, devo dire che quella ragazza ci ha preso proprio. Sì. Perché le avevo chiesto un colore simile alle mie labbra, però un pochino più scuro. E questo è perfetto. Cercando su internet, sì, nel frattempo ho quasi finito di apparecchiare, mi mancano tovaglioli e forchette e coltelli. Ma aspetto un attimo perché non sto granché bene oggi, mi sono seduta un attimo, cose di donne. E praticamente stavo guardando un'idea per un antipasto carino. Sì, io sempre all'ultimo. E ho trovato questi che non sono niente male, sono tipo pasta sfoglia, wurstel, oliva, intramezzato, però forse l'oliva non piace a tutti, forse li faccio così, solo con i wurstel. Oggi solo cose salutari, solo cose belle. E sì, mi sa che farò una roba di sto genere. Sì. Ah, ecco com'è che si fa. Qua fa vedere bene. Yes. Tutto chiaro, dovrebbe essere veramente una cazzata a farli. Cioè, ragazze, guardate questi. Non sono bellissimi. È tipo, sembra un pomodorino tagliato in due. Qua è Philadelphia, un rametto di, non so se è prezzemolo o comunque. No, credo sia tipo la barbetta del finocchio. E un pezzettino microscopico sempre di pomodoro. Hanno fatto le scarpe di Babbo Natale. Mamma mia. No, vabbè, l'anno prossimo questi in qualche modo li dobbiamo fare. Sono troppo belli. Allora, proviamo a fare questi wurstel con i spiedini e la pasta sfoglia e vediamo cosa viene fuori. Non l'ho mai fatti finora. Quindi è un esperimento, anche se non vi consiglio di sperimentare le cose quando avete gente a pranzo, ma io sono un po' stupida. Non è che sono stupida, sono intraprendente, quindi boh, dai, non verrà male, su, sono positiva, facciamoli.
ufficialmente finito di preparare tutto. Ah, che cosa bella! E questo è, diciamo, antipasto, aperitivo, come vogliamo chiamare, Christian? Aperitivo. Telefono che suona. Qui qualcuno ha fatto serata? Amore, sei stanca, amore? Eh? Sei stanca? Sei stanca? Oh, mamma mia. Che sonno, mamma. Che sonno, mamma. Che sonno. Oggi tanta gente, tante coccole, tanti giochi. Eh? Amore, bello. Eh sì, pure io sono stanca. Oddio, eccomi qua. Poi alla fine ho registrato fino alle lasagne perché il resto, tra tutto quanto, insomma, mi sono dimenticata. Comunque poi ho fatto tipo vitel tonné, quindi, però con l'arista e tutta la salsa e tutto quanto. Abbiamo fatto una sorta di condita con finocchi, olive nere e arancio, che è buonissima, ve la consiglio. E condita semplicemente col sale e l'olio. Poi ho fatto le patate fritte e il pollo che ho comprato, però quello allo spiedo. E poi abbiamo tagliato torroni, panettoni, tutto quanto. Ah, ecco cosa vi devo far vedere, o perlomeno quel poco che ne rimane. Adesso vi faccio vedere una cosa. Purtroppo si vede male perché c'è la pellicola, ma questa qua è una bomba. Questa è la cheesecake che fa mia zia e è una cosa spaziale, penso, non lo so, secondo me è la torta più buona che io abbia mai mangiato. Questa cheesecake, Christian potrebbe veramente vendersi un organo per una di queste e sarebbe capace di mandarsene una intera. E quindi ringrazio mia zia a nome di tutti quanti perché è veramente troppo troppo buona. Infatti si vede perché è rimasta solo questa. Però domattina la colazione è assicurata. E niente, ragazze, allora siamo nella mia stanzetta disastrosa. Qua tra l'altro ci sono tutte le calamite in questo frigo. C'è anche un frigo qua. C'è un po' di tutto in questa stanza. Una piccola panoramica. Stendino. È tipo una soffitta, un armadio extra, il tapis roulant che viene molto usato, come potete vedere. Lì ci tengo la dispensa, quindi tutte le scatolame, barattolame. E qua è dove io mi trucco solitamente. E guardate che tenero, è tutta una principessa Disney. Io quanto sto male stasera. Mi dà fastidio la stufetta perché ho anche molto freddo. Si è staccata. Che culo. Ah sì, nel frattempo io sono in pigiama. E mi struccherei se non mi dispiace. Ah, oddio, è stata una giornata bellissima. Oggi sono stata veramente veramente bene con tutta la mia famiglia, tutte le persone care. È stata l'ultima festa, quindi sono riposata un po', cioè riposata no, però essendo l'ultima uno si rilassa un pochino perché almeno insomma è l'ultima. Io le feste le vivo sempre un po' sia bene che male perché a volte è veramente troppo, cioè si mangia troppo, si sta male, non che oggi abbiamo mangiato poco, lasciamo proprio perdere. Però io odio queste maratone di cibo, anche se poi si è costretti tra virgolette a farlo. E niente, però sono stata veramente bene, abbiamo giocato a tombola, abbiamo vinto perché Christian quello con io sì, abbastanza devo dire oggi, anzi è andata bene anche a me, però solitamente Christian è quello che sponda proprio alla grande tombola, quindi è una questione di fortuna. E niente, lui devo dire che ce l'ha proprio.
innata. Queste salviettine o mi sono rimaste aperte perché sono asciutte, cioè, boh, non lo so, non mi stanno struccando. Non saprei. Ma ne prendo un altro tipo. Queste sembrano più umidicce. Stavo usando queste qui, che ho preso dai cinesi. C'era la faccia. Invece queste qua me le hanno regalate alla festacone di Olaz, omaggio. Sono state molto gradite, anche se l'odore fa vomitare letteralmente. E quindi sono contenta che l'Epifania tutte le feste porta via. Adesso dovremo smontare l'albero, il villaggio di Natale, tutte le decorazioni. Questa cosa mi procura un po' di stress, però forse domani riesco a farlo. Forse, non lo so, non ne sono certa, perché è tanta roba. E la teniamo tutta in questa stanza, ovviamente. Ecco qua, direi che il mostro è tornato tra noi. E più divento brutta, più capisco che mi sto struccando. La mia ironia sarcastica. Ok ragazzi, io direi che questo vlog può terminare qua. Spero che vi abbia fatto piacere, insomma, vedere un po' che cosa facciamo noi, più o meno. Ah, libertà! Che cosa facciamo noi, più o meno? Sciolgo le trecce cavalli, ballano. Ok. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, e se vi fa piacere, se no... no, mettetemi un like, così capisco che vi è piaciuto. Se non me lo mettete, a me lo stesso, non vi stresserò di certo dicendovi che è una cosa importante. Mettetemi un like, no, se ve ne va schiacciate pollice in su, se no, no. Bacione, buonanotte, ciao.